sei santo, Signore. Solenne cerimonia al santuario dell'Averna, le reliquie di Papa Wojtyla sono state consegnate ai frati minori. A presiedere la liturgia il cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito della Città del Vaticano e arciprete emerito della Basilica di San Pietro. Le reliquie, una veste talare bianca e una reliquia del sangue del santo, saranno esposte accanto all'abito di San Francesco. Per me è stato veramente commovente il momento in cui la veste di Giovanni Paolo II ha attraversato il santuario dell'Averna e io pensavo, Giovanni Paolo II è stato l'unico papa trafitto da un proiettile, il quale quindi ha prodotto una stimmata. E lo mettiamo accanto alla veste dell'unico stigmatizzato della storia, che è San Francesco, il secondo, Padre Pio della Pietrelcina. Ebbene, questa veste dell'uomo colpito da un proiettile, accanto alla veste di San Francesco, è un grande messaggio per tutti noi. Si è chiuso, come dire, un cerchio. Io sono partito di qui oggi, vedere le reliquie, soprattutto la veste, e entrare in chiesa, ritornare qui all'Averna, è stato un momento davvero toccante dal punto di vista personale e spirituale. E Giovanni Paolo II è stata una grandissima figura, è stato il nostro Papa, il Papa della mia adolescenza, il Papa della mia giovinezza, e mai avrei immaginato che dall'Averna poi sarebbe partito questo servizio alla Santa Sede a fianco del Santo Padre, questa grande figura, questo grande testimone, questo grande maestro.